Este buque viene lleno de la manicura. Qué padre. Un gato histérico. Siamo per addentrare. Siamo in un buco. Siamo partiti da Usone, abbiamo fatto quant'è salita? 300 metri di stradina e adesso entriamo qui, che è una delle gallerie che fu costruita a mano dagli operai che appunto costruirono la diga che poi portò a creare il lago. Sì, ma sommergere il paese di Agra, insomma. E appunto dobbiamo raggiungere il lago di Agra. Bello fresco. Si consiglia di coprirsi. Perché è bello fresco di là, sì. Che a terra è bagnato. Piove. E sgocciola dall'alto. Anche che altro che. Ma poi qui sì, qui viene giù anche lei. Va, che roba, va, che roba. Quindi evitare scarpettine troppo leggere. Aspetta, ci si mi faccio dei piedi. La banda! Tu hai visto la luce? La banda! Tu hai visto la luce? Quale luce? Lui ha visto la luce! Adesso saliamo. Per raggiungere il lago e diciamo qualcosa di più. Mi aiuti? Allora, vabbè, la diga è alta 57 metri, yes. Contiene 200 milioni di metri cubi d'acqua, una doccia enorme, esatto. Costruita nel 1938 e appunto ha portato alla distruzione di questo paese, Agaro, che dove viveva questa popolazione Balzer, si dice così, e che era diciamo una comunità comunque importante per la zona, perché era delle poche che viveva qui in mezzo, una comunità molto piccola, isolatissima. Oddio, aspetta, qua si sale. Imparò a sopravvivere con quello che il posto gli offriva, sia a livello di coltivazione che per costruire le case, insomma, vi dicevo. E tanto che, vabbè, appunto, una delle cose più che oggi fanno
si dice, a livello sociale un po' colpiscono, però una volta era normale il fatto che appunto essendo così isolati mandavano avanti il paese sposandosi tra di loro e però vabbè, questo succedeva normalmente un tempo. Un'altra particolarità, sto per morire, è che le donne di questa comunità avevano l'usanza di fumare la pipa. Come ah, come? Sì, penso che, esatto. E nulla, allora, qualche storia? Aspetta che faccio la foto. Poi, dicevo, periodicamente, non so adesso ne quanto si dice, ma viene, comunque su internet è specificato, con lo svuotamento della diga si può assistere alla, al paese che insomma riemerge, qualche ne rimane. Adesso saliamo. E, si trova una profondità di 30 metri. E tra l'altro ho scoperto, per chi fa subito interessato, che organizzano anche queste uscite di immersioni per andare a, ad esplorare il paese sommerso. Normalmente qui c'è l'acqua. Adesso cerchiamo un posto un po' più riparato dal vento che c'è. A mangiare. Freddo cane. C'è stato un po' di vento. Un po'. Tutto la Madonna, c'è un sacco. Mi fa di amarsi più di quello che già lo siamo. C'è la neve e tira vento, quindi caldo. No. Noi avevamo portato anche i pantaloncini. Ah, partiti positivi. E invece niente. È inquietante, non c'è nessuno. Siamo soli. Gli altri sono andati a posto del mare. I due poveri cristi come noi. Ma io vorrei andare a vedere. Cosa? Cos'è che vuoi vedere? Una stalla. E vabbè, c'è dentro. Niente. Saranno le stalle per le per i pascoli. Quando vengono su. Adesso qua fa caldo però. Adesso qua fa caldo. Caldo è una parola grossa. Uno, due, tre, prova. Gorilla poi attaccato alla caviglia. Su strada sterrata. Non è... Sponsorizzando l'impossibile. Io se... ce la farò a mangiarla sta barretta. Barretta prima di arrivare proteica al caffè.
Monster e barretta proteica al caffè. Dovevamo ammazzare qualcuno. Ah, yeah. Così che imparo a guidare quei gomiti. Adesso andiamo giù in valle direttamente. Oh, non fa poi così cagare. Decente. Ma è come quella della banana. Era buona. Me la ricordo. Ho rimosso. Era tieni. Per i sottotitoli li trovate alla pagina 777 di Media Video. In cui non c'è un cane? No, un cane sì. Un cane sì. Un cane c'è. Una signora che invece di dire buongiorno fa. Vabbè, ci aggiorniamo più tardi.